Questo confronto fondamentalmente interessa una delle funzioni più innovative previste dalla legge 56 istitutiva della città metropolitana, e cioè l'ambizione di creare una visione d'insieme di sviluppo del nostro territorio che va sotto la denominazione di piano strategico. Ora, noi abbiamo iniziato questo percorso e oggi iniziamo un confronto con le eccellenze a cui facevo riferimento per comprendere come possiamo integrare ciò che è già stato fatto, migliorare o eventualmente emendare. Vi devo annunciare prima di tutto. Si è tenuta lo scorso 26 febbraio presso la sala consiliare di Santa Maria La Nova la prima assemblea plenaria del Forum Metropolitano, un organismo di confronto e partecipazione previsto dallo statuto dell'ente. In questa sede è stata avviata la discussione sul piano strategico metropolitano. All'assemblea hanno partecipato numerosi esponenti di enti, associazioni, sindacati e portatori di interessi. L'obiettivo è quello di promuovere e favorire il confronto con le forme associative presenti sul territorio e formulare un proprio parere sul piano strategico da presentare al Consiglio metropolitano. Gli organi di governo della città metropolitana, in questo il forum può svolgere una funzione di supporto servente, è quello di riammagliare le politiche urbanistiche dei singoli enti in politiche a scala sulla territoriale. Quindi modificare le politiche agricole con un'agricoltura sostenibile e portando anche avanti all'interno delle politiche culturali dei corsi finalizzati a un modo differente di programmare appunto questa realtà. Ecco, se vogliamo creare un movimento proprio ambientalista, io credo che è importante partire da lì. Vediamo se riusciamo bilateralmente ad approfondire il confronto sulla definizione economica e sociale delle aree omogenee con i parametri della Del Rio, e noi l'abbiamo predisposto e dobbiamo ragionare un attimo, nulla di più. E poi vedere se un tavolo tematico ci permette di poter andare oltre, cioè iniziamo a individuare i pivot dello sviluppo delle singole aree. Fatto salvo che esiste quindi la condivisione degli obiettivi e quindi la volontà di contribuire al piano strategico come stakeholder e non tanto di ricevere qualcosa dal piano strategico, questo consente anche di ricalibrare la modalità di trasmissione e di partecipazione abbassando il piano verticistico e portandolo viceversa su un piano orizzontale, e questo credo che sia lo scopo di uno strumento di pianificazione. Il piano strategico, così come è stato presentato, viene fuori da, prima di tutto, e questo è un dato politico che non deve sfuggirvi, da un accordo istituzionale a cui non ha aderito il rappresentante del Movimento 5 Stelle, ma tutto il piano strategico è stato elaborato in assoluta pariteticità tra tutte le forze politiche rappresentate in città metropolitana. Tant'è vero che il consigliere delegato alla gestione del piano metropolitano è un consigliere del Partito Democratico. Altri consiglieri, per esempio quello sull'ambiente e Forza Italia, non so farvi l'elenco. Questo per dirvi che alla base c'è stato un ragionamento politico da cui poi è scaturito l'indagine sugli spazi amministrativi che potevano essere gestiti. Sappiamo bene che molti dei comuni sono piccoli comuni o comuni con disagi, con una serie di problemi, e qua si gioca il ruolo dell'ente della città metropolitana e di tutti noi. Il difficile rapporto con la regione è così, è un problema analizzato da tutti gli studiosi a scala nazionale e internazionale, vale per tutte le 14 città metropolitane d'Italia, perché non è che la città di Milano abbia facilità con la regione, diretta da Fontana, per dirla con chiarezza, va bene? Consigliere Pace diceva: faremo un convegno. Noi abbiamo bisogno di fare concretamente quel che la teoria spinge per realizzare delle pratiche, delle prassi che potranno essere buone o cattive, verranno messe a validazione se ci metteremo insieme per usare anche degli strumenti
chi ha speso cosa, come l'ha speso, se il progetto è efficace oppure no. Io dico, lasciamoci con un calendario chiaro, a partire dal fatto di avere questi progetti, cioè di capire come è articolata questa situazione e finora realizzata, e poi diamoci un programma di lavori anche con un forum che sia aperto continuamente, perché io sono d'accordo che dobbiamo condividere quanto più è possibile. Quello che il nostro impegno è, deve essere la capacità di sintesi, e dopodiché possiamo fare quindi poi un riassunto che non si spieghi poi in quei speciosi convegni fini a se stessi, ma che siano produttivi. Io credo che sia una grande sfida per tutti, è una valutazione, ripeto, da cittadino che faccio, la terza volta che utilizzo questa parola, e quindi penso che è una opportunità straordinaria, mirabile. Il piano strategico non è mai stato fatto, è la prima volta, quindi partiamo, è un bambino piccolo che dobbiamo aiutare tutti quanti a far crescere con le nostre competenze, con la nostra buona volontà e con la nostra dedizione. Grazie. Piano strategico metropolitano è considerato per noi un momento di riflessione molto importante, per cui non da trascurare l'importanza che può avere la progettualità e chiaramente la definizione delle direttive e le strategie, a cui noi chiediamo chiaramente di essere interlocutori attivi, di essere propositivi al di là delle progettualità che possono essere presentate, ma di stabilire le vere strategie utili per la cittadinanza, per i lavoratori e per il momento in cui stiamo vivendo in questa regione Campania. Questo primo incontro del forum della città metropolitana deve essere un momento significativo anche del governance di questo territorio, dove il sindacato svolgerà sicuramente la sua parte rispetto alla proporre delle idee, ma anche che siano di sviluppo su aree produttive della città metropolitana. Ovviamente noi ci auguriamo e ci aspettiamo che il forum sia un luogo di partecipazione democratica reale, dove ci sia un ascolto da parte delle istituzioni e non soltanto una descrizione delle attività in essere. Quindi noi diamo il benvenuto a questa prima giornata di forum, che speriamo poi possa concretizzarsi in azioni reali e concrete per questa nostra città.